L'isola di Pietro 3, trama quinta puntata. Anna viene rapita. L'isola di Pietro tiene tutti con il fiato sospeso e sebbene si sia arrivati alla quinta puntata, ancora nessuno è riuscito a intuire chi possa essere stato il colpevole. Ancora sono tanti i dubbi sull'assassinio di Chiara e le cose sono destinate a peggiorare con l'arrivo del personaggio di Irene Manca. Ma prima facciamo un passo indietro. L'isola di Pietro 3, dove eravamo rimasti. Caterina rivela ad Elena e Pietro che ha preso una decisione molto importante sul suo futuro. Ora che vede senza problemi, ha deciso di inseguire i suoi sentimenti e dunque partirà con Leonardo. Elena è agitata e sconcertata e non sa come impedire alla figlia di lasciare Carloforte. Pietro non vuole che l'ispettrice usi metodi duri per fermare Caterina, poiché accadrebbe l'effetto contrario. Lara viene ritrovata in fin di vita nel resort dove lavorava, così Elena e Valerio pensano seriamente che possa essere stato il padre Franco a commettere l'atroce gesto. Forse il motivo è legato al fatto che la ragazza aveva molte informazioni in merito alla scomparsa di Chiara. Ilaria scopre che la sua leucemia non migliora e deve sottoporsi a delle sedute di chemioterapia che fanno precipitare il suo umore. La ragazza fa molta fatica a parlare della situazione in famiglia. L'isola di Pietro 3, trama quinta puntata. La scomparsa di Anna. La povera Anna, verso cui Leonardo inizia a nutrire dei sentimenti da padre, scompare nel nulla. Pietro è disperato perché la bambina, nonostante stia meglio, ha bisogno di cure costanti e di un supporto frequentissimo per la respirazione. Presto però Elena e Valerio riescono a scoprire chi sia stato il responsabile del terribile rapimento. Si tratta di Irene Manca. Per quale motivo la congiunta di Leonardo ha compiuto un gesto del genere? Forse crede che la neonata possa rappresentare un tipo di prova? Le ricerche vanno avanti e il cerchio si restringe sempre di più, ma Irene è introvabile e la preoccupazione non fa che aumentare. Caterina, vista la situazione molto difficile, inizia ad avere dei dubbi circa la sua imminente partenza con Leonardo. La ragazza teme che rinunciare a tutto, compreso il sogno di medicina, per una persona conosciuta da poco tempo, potrebbe essere un errore. Intanto anche lo stesso allenatore di windsurf è minacciato e potrebbe essere in serio pericolo, anche per quanto riguarda la giustizia. Elena e Valerio devono collaborare per trovare Anna e Irene, ma allo stesso tempo sono costretti a concentrarsi molto anche sull'omicidio di Chiara. L'isola di Pietro 3, trama quinta puntata. Sviluppi sul caso di Chiara. Elena e Valerio, che devono anche impegnarsi per gestire la loro difficile relazione, riprendono le indagini sulla scomparsa di Chiara. Una vettura parcheggiata dalle parti del cantiere del padre della ragazza fa pensare che forse il responsabile del crimine stia tornando sul luogo del delitto. Perché una macchina dovrebbe fermarsi proprio lì? Per i due investigatori è fondamentale scoprire a chi appartiene il veicolo per poterlo interrogare. Anna non si trova e un luogo abbastanza tranquillo come Carloforte sprofonda nella disperazione. Intanto Caterina, avendo valutato tutto ciò che è accaduto nell'ultimo periodo, decide di non lasciare il suo luogo d'origine per inseguire il sogno d'amore con Leonardo. La ragazza non dimentica però i sentimenti che nutre verso di lui e vuole portare avanti la relazione. Ma davvero Caterina ha già dimenticato Diego? Leonardo potrebbe essere legato anche alla sparizione di Anna? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.